il giorno stesso in cui è finito lo scorso vlog. E io ho un 18esimo questa sera, quindi mi sono truccata, dopo vi faccio vedere bene. E ora mi sto per piastrare e niente. Ieri che era domenica non ho vloggato perché è stata una brutta giornata e non c'era neanche niente di interessante, perché sono stata a casa tutto il giorno. Sono appena tornata a scuola e in realtà io oggi devo studiare tantissimo e devo anche girare un video. Però mi sa che il video lo girerò in maniera diversa rispetto al solito. Vedremo se troverò una soluzione. Ora accendo le lucine. E qui c'è il coso. Yay! E mi metto sul PC per riposarmi. Oggi ho fatto il compito di filosofia. Prendo la coperta e mi riposo un'oretta, mezz'oretta. E poi torno a studiare. Devo vedere un attimo come organizzarmi, ma spero di riuscire a fare tutto. Questa è la mia posizione classica, tipo post scuola. Mi metto nel letto così e basta. Quindi così. Scusate veramente se ieri non ho vloggato tanto, cioè se non ho proprio vloggato, anzi. Però no, poi non era proprio una giornata interessante, cioè sono stata veramente a casa tutto il giorno. Ho visto la Victoria's Secret Fashion Show, which is really nice. Andate a vedere se non l'avete vista. E l'ho vista su un link di una pagina Facebook che si chiama Victoria's Secret Angels, una roba del genere. Secondo me è fantastica, veramente mi piacciono un botto. E Gigi Hadid mi è stra mega piaciuta. E mentre sua sorella Bella è meno, non lo so, meno grintosa rispetto a Gigi. Però insomma, bellissimissimissima, assolutamente. E niente, adesso ovviamente non mi si accende il PC. Che fastidio. Ok, adesso si è spento. Adesso si è acceso. Guardate quante belle manate che ci sono qui. Raga, io lo so che è gravissimo, ve lo giuro, vi prego, non ditemi niente, però sono come donne incinte e mi sono messa a mangiare patatine, quelle del sacchetto, col ketchup. Cioè, voi non potete capire, sarà allo studio, sarà che sto impazzendo tra i libri, ma vi giuro che, cioè, è una roba meravigliosa, è buonissimo. Sono comunque le 17:38 e niente. Sono qua e continuo a studiare. Però stavolta diciamo che devo, perché sì, sono un po' presa male. Cioè devo fare veramente tanta roba. Però sono abbastanza oggi di buon umore. Cioè buon umore. Sono abbastanza carica. So che passerò ancora un po' di ore qua e mi sveglierò domani presto. Scusate la mia fantastica faccia con le occhiaie. Comunque domani ci sarà. Non capisco. Allora, niente, volevo dirvi solamente che domani ci sarà Santa Lucia. Quindi io avrò i regali, perché per me Santa Lucia è quasi più di Babbo Natale, nel senso che sono i miei genitori, quindi diciamo che mi fanno i regalini. Quindi io vi mostrerò, comunque vi porterò qua. Ma voi sapete che non adoro mostrarvi i regali, però magari qualcosa vi mostro. E niente, è l'unica cosa positiva, perché io qua sto studiando in malavoglia e non c'è niente di bello in questo. Niente. Solo queste lucine che stanno facendo, sono stroboscopiche e mi stanno facendo impazzire. Sono morta. Questo è il cosetto dell'acqua di camera che gira. Basta, torno a studiare. Regali. Alice. Giacomo. Buongiorno, anzi ribongiorno, ho appena aperto i regali, dopo vi mostro qualcosa. E vorrei solo farvi vedere le mie occhiaie. Vabbè, mi sono svegliata alle 5:30. Suona il telefono. Mi sono svegliata alle 5:30 per studiare e ho l'interrogazione adesso. E ho una paura bestia, aiuto. Dopo vi dico come va. Abbiamo finito scuola, ho preso 6:30 in italiano. Martini. Volete vedere? Che bello l'ottavo paio di Stan Smith, cacchio. Non è l'ottavo, è il terzo. Io sono Ok, allora vi mostro due delle cose che mi ha portato Santa Lucia. E una è il Clarisonic, che vi giuro io volevo da una vita. E non so, cioè spero che vada bene per la mia pelle, perché io ho preso la testina Radiance. Questa è quella sensitive, ma ho preso quella Radiance perché questo era il pacchetto di Natale che aveva entrambi. Cioè aveva sia Radiance che coso. Cioè
shock is sensitive. E niente, il coso, cioè il clarisane che è in bagno, perché l'ho già usato. E niente, sono felicissima, io ve ne parlerò sicuramente se vi piacerà. Ma penso proprio che mi piacerà. E poi volevo anche mostrarvi, vi mostro un'altra cosina, questa qui, che ha scelto mio papà, ed è bellissima secondo me. È tipo un gilet peloso, non lunghissimo, cioè fino tipo sopra il ginocchio. E niente, è molto bello. Non chiedetemi la marca perché è di un negozio che c'è qui e quindi non esiste, non penso proprio. Ups, sto zoomando e non me ne ero resa conto. Dicevo, non penso proprio esista in altri posti. Però è molto bello e sono contenta. E molto molto carino. E questo è il mio armadio, che così sembra super mega ordinato. E poi vai sotto e vedi il disastro, quindi sto solamente sopra. Ok, io ora sono tornata da scuola. In realtà adesso sto andando a fare una visita. E vado a fare questa visita e poi torno e sono in bici. Ah no, mi ammazzo, scherzavo. Ok, sono nell'ascensore ma non mi ricordo il piano, quindi non lo so. Spero di essere giusta. Ok, eccomi qui, io vedete questa luce tipo super mega luminosa perché ho appena finito di girare. E questo è il mio setup. E niente, sono un po' stanchina in realtà. E sono contenta di aver finito di girare questo video. Sto facendo la pazzia perché l'ho girato adesso, l'ho edito stasera e lo pubblico domani, cosa che non penso sia mai successa. Qua c'è il casino post video. Ok, siamo in operazione e Virginia ha deciso che vuole fare la tipo, come si chiama? Non mi ricordo, per tipo stop my mouth challenge. Dobbiamo metterci le dixie in bocca alla volta. Perché? Troppo bagni. Dove? È brava di tutta la fai. Ciabi Bunny. Dai, ma devi sciogliere, no? Ma non funziona. Babbo. Che buona. Questo è quello che si capita di continuo. Esatto. Martina. Ciao Martini. Grandi come una patatina, guarda. Buongiorno. Giovedì. Io adesso ho il compito di scienze, per cui mi sono svegliata alle 5:50. Non so, sono pazza, però devo fare così. Comunque, non lo so, una crema mi ha fatto reazione, quindi sono tutta tipo macchiette belle buah. Il mio outfit, jeans, maglione e Docs, che non si vede ma sono blu. E niente, aiuto. E niente, adesso scendo e basta. Raga, io sono in coma, ve lo giuro, c'ho un sonno allucinante. L'altro ieri che avevo interrogazione di italiano mi sono svegliata e poi ho preso 6:30, quindi sono abbastanza contenta. Cioè, poteva andare molto meglio, però insomma. E sono andata, mi sono svegliata alle 5:25. Sì, ah no, questi sono i piedoli di adesso faccio vedere. È ricreazione. E lei è Monica. Adesso stiamo andando a mangiare robe buone e basta. Ah, sai cosa ti volevo fare? Monica colta nel lato del caricare la chiavetta. Ah, pensavo di farci mangiare. Anche, guarda, sono ricca. Guardate, è pazzescamente. Perché non pensavo? Cosa sarebbe il coso all'acqua? 5,96 Monica. Pazzesco. Sono appena tornata a casa, mia mamma è lì dietro. E ad oggi faccio io il pranzo, cosa che non mi fanno mai fare. E farò avocado on toast e uovo, quindi farò. Mamma, questo non è ripe? Cos'è? Cioè, non, è un po' duro? C'era solo il più mollo. No, no, ma non è mollo, lo spezzettiamo, no? Vabbè. E allora quindi farò questo, come si chiama? In inglese, pane. Pancetta, pancetta. E uova. Cioè, prima l'avocado e poi l'uovo. Quindi adesso vabbè, farete qua con me. Vediamo così. No, faccio io, mamma. Sì, ma così si fa. Vediamo. Vediamo, mamma le prese. Sì, ma mamma, è come tipo mangiare. Cioè, ti sembra mollo quello?
Ok, adesso sto abbrustendo il pane, non so perché non l'ho messo nell'ultima sta pane, ma vabbè. Qua c'è l'avocado con il un po' di limone, sale, pepe e olio. E poi ci sono le uova che io trovo siano bellissime, come sempre, perché le uova non so se vi ho mai detto che penso che siano bellissime. Mia mamma mi spiccia. E niente. Adesso poi qua faccio le ovette. Se per mia mamma glielo faccio scrambled perché le piace di più. A me invece lo faccio, dopo vi faccio vedere se riesco. Comunque no, faccio quello normale. E poi mettiamo qui il pane pronto. E basta. Io vi giuro, adoro cucinare le uova. Non so perché. Guardate che carino che è questo. Vi giuro, adesso spero che sia buono. Perfetto, ho finito di pranzare. Ora sono nel letto. E tra l'altro era buonissimo. Ora sono nel letto. E niente, fra poco ci vedete. Cioè, nel senso, fra poco vedrete questo video. Mi metto a editare. Niente. Ci vediamo al prossimo vlog. Mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Ding!